Salve ragazzi, benvenuti ancora oggi su Opinione Edilizio. Oggi 11 gennaio 2013, ore locali 22:30. La località ve la dirò alla fine, forse magari vedendo, avendo visto soprattutto già altri video, magari potete localizzarmi e sarei ben lieto se riuscite a farlo, perché vuol dire che allora avete già visto altri miei video in questo luogo segreto. Non tanto segreto, perché alla fine ve lo svelerò. Quello che vi voglio portare oggi è un consiglio, uno dei consigli per essere, come essere un buon padre. Sì, come essere un buon padre lo reputo un argomento abbastanza complesso, che nel mio pensare e interpretare questo ruolo ha portato alla luce un modo per semplificare il tutto in maniera molto diretta e semplice. E questa argomentazione sta proprio in un principio, in una modalità che è molto semplice, che mi è stata insegnata a mia volta dai miei genitori, che mi è rimasta molto impressa, che è nelle piccole, in questa piccola frase: educa tuo figlio da povero se lo vuoi avere ricco. Naturalmente da bambino, la prima volta che mi è stata detta questa frase, prendevo, diciamo, idea dalle parole utilizzate. Educo da povero, in contrapposizione, se vuoi avere ricco. Quindi c'è una contrapposizione tra che la povertà ti rendeva ricco. Ma questa è la deduzione immediata che uno può avere. Non è che mangiando pane, cipolla o vestiti usati o male andati aveva un figlio ricco. No. Si doveva fare una lettura un po' più profonda, cioè educa tuo figlio da povero vuol dire, in parole più semplici, più da capire, non la voglio portare troppo alla lunga, significava questo, insomma, che l'ho capito con gli anni, naturalmente. Voleva dire, in pratica, far sì di creare a livello comunicativo al proprio figlio di voler tenergli presente la capacità di sognare e idealizzare la propria vita attraverso l'assaporare il gusto delle piccole cose, dei piccoli gesti quotidiani di tutti i giorni, il prendersi un gelato, di farsi una passeggiata con gli amici al mare o in campagna, di giocare col proprio animale domestico, di poter fare giochi di società con il gruppo degli amici e di tutto quello che fa parte del nostro quotidiano, un'attività sportiva, un'attività motoria, una lettura di un libro, che può quindi portare come protagonista se stesso o il gruppo sociale di riferimento, logicamente, nell'interagire, nel far questo. Ma su queste piccole cose, trovare una vittoria con se stesso, trovare che ha approdato il suo sogno, ha approdato il concretizzarsi del suo ideale, le piccole cose. Questo è l'insegnamento, perché così poi da quando arriverà nel mondo degli adulti non avrà false aspettative, ma già sarà una persona concreta, materiale, non una persona utopista della vita. Non questo. Gli avremo regalato delle solide realtà, logicamente, e quindi avremo il nostro figlio ricco, ok? In contrapposizione di quello che si fa oggi a livello mediatico. Cosa si insegna ai bambini? Lo si porta a 5 anni già nella vasca a nuotare, perché può diventare Magnini, o se è una femmina la Federica Pellegrini. Lo si porta a lezioni di canto a 500 km di distanza, perché poi potrà, a 16 andrà ad Amici e a 18 già sfonda Sanremo. Cioè si porta questi esempi di vita, ma queste non sono persone su quale possiamo associare la nostra semplice e umile vita di tutti i giorni. Questi non sono traguardi che si devono porre ai nostri figli, ok? Ai nostri figli dobbiamo dare quello che è la realtà di tutti i giorni del nostro vivere quotidiano. Non fargli capire, magari adultizzarlo da adolescente, questo no, io ti dico farlo sognare con le piccole cose, con i piccoli giochi, con i passatempi di tutti i giorni, che sono quello che ci portiamo avanti da migliaia di anni, ok? Fatto in diversi modi, con diverse modalità,
cambiano i tempi, cambiano anche i tipi di giochi che ci sono. Oggi c'è la PlayStation, una volta si giocava con i soldatini e questo non, nulla toglie che comunque sia sempre, è sempre qualcosa della nostra quotidianità che ci fa sognare. Questo, signore, per me è la modalità per far sì che sia un buon padre. Si è cercato di dare il tutto se stesso al proprio figlio, educarlo fin da piccolo a sognare con le piccole cose e vedrai che poi sarà più che concreto e magari riuscirà ad avere degli ottimi traguardi nel mondo degli adulti, perché non si fa false illusioni, ma vive con la concretezza, con la solidità, con i piedi piantati per terra, che è quello che porta più frutti nella vita, non a stare sopra le nuvole. Poi dopo quando casca, depressione, abuso di sostanze, perdita del figlio in autostrada perché va a viaggio come un matto, questo porta poi, perché dopo a 20 anni, il fatto che gli ha dato quell'aspettativa a 12 di diventare il cantante più famoso di Amici, logicamente a 20 si realizza con se stesso che ha avuto un pugno di mosche, non ha avuto niente, quella persona dopo si incazza, perché fin da piccolo è cresciuto col suo maestro, a casa, come canti bene, come canti bene, sei un fenomeno, e noi l'abbiamo bello, bello coltivato questo qua a fargli credere di poter diventare famoso. Invece no, questo non lo dobbiamo fare se non vogliamo rovinare la vita del nostro figlio, ok? Non lo dobbiamo fare. Ho capito che magari la nostra vita non vorremmo che magari sia la stessa anche per il nostro figlio, che vogliamo qualcosa di migliore. O qualcosa di migliore lo regoliamo proprio facendo la lotta dei piccoli sogni, idealizzando sulle piccole cose di tutti i giorni, perché poi a 18 anni sa che la vita comunque sia fatta di queste cose e che però magari avrà l'ambizione o l'interesse di ottenere qualcosa di più, però rimarrà sempre ancorata alla realtà e questo per me lo porterà in maniera più lucida ad affrontare una vita universitaria, una vita di sacrifici per ottenere le cose, se vuole quel passo in più, quella qualità in più. Se invece non la vuole, sicuramente sarà felice e sereno uguale, perché non ha mai ambito a qualcosa di più. Ma se tu fai sì che lo coltivi, che può avere qualcosa in più, dopo non andiamo in televisione a piangere se nostro figlio tira le mazzate sulla polizia, se nostro figlio gira per cliniche su cliniche, se nostro figlio muore di overdose, se nostro figlio abusa di sostanze, se nostro figlio si va a schiantare con la macchina il sabato sera o quant'altro, se picchia i genitori perché è frustrato perché non gli danno abbastanza soldi per fare la vita da VIP, o se va a scippare le vecchiette, se va a fare i furti, se va a fare le rapine, o addirittura in zone, diciamo, dove è molto presente la malavita, familiarizza con la cosca mafiosa come se fosse la sua famiglia. Arrivederci ragazzi, siamo a Montignano.